buono Enrico, ci aveva abituato a un paio di partite. Accidenti! C'è una bella differenza, eh! Anche con le marce e con i numeri piccoli. Ah però! Qui la voce cambia, sentite, i cilindri sono 6 e i giri sono tanti. È la 1000 del Team Mile, Enrico, se non mi sbaglio. E non fa niente, va bene lo stesso, va bene lo stesso, glielo facciamo un applauso. Come sei, Nicolas? Ti sei nascosto, ecco. Tieni, Nicolas, tutto per te. Ciao, Henry. Ti chiedo qua sulla pista di Trecasali. Mi vuoi sposare? Sì, certo. Magari in pista sulla 1000. Grazie. Grazie. Qui facciamo sul serio. Iniziamo con gli iscritti al campionato nazionale. Su di giri il ferro italiano. Three Monkeys, Alessandro Davo, Team Senza Paura. E adesso ci siamo, una marcia in meno. Il motore canta, non fuma nemmeno. Su di giri, bello, bello, pulito. Dopo le ragazze, non c'è neanche più un po' con lei. Pure da ghiaccio. Andiamo, Stefano! Salire di giri piano piano, arriva la pressione, la turbina prende e respira nel motore Ford. Vediamo se l'aria di Parma invece sarà buona. Challenger 6.6, Team Putiferio. Adesso tutto sta insieme. Lo mandiamo su di giri il ferro italiano. Vai Matteo! Rimesso in sesto e messo bene tutto il motore, Jonathan Cassani. Ci abbiamo provato il nostro battesimo, dobbiamo capire qual è la marcia giusta. Intanto
sabato, procedura di carico delle turbine, lo mandiamo su di giri, il ferro italiano, gli facciamo sentire un po' la fatica e arriva la pressione. Girare zoppo, quegli anticipi sono da brivido, un motore normale non funzionerebbe mai. Di convincere la turbina a scatenare l'inferno. Accidenti. Vediamo su di giri i cavalli sei cilindri americani dell'altro John Deere là. Lasciamo di botta la frizione. E qui la tentazione di buttargli un'altra marcia, perché come vi dicevamo nel fast si può fare. Questo invece, che è uno sport da uomini veri, bisogna star lì con il sedere e la marcia bisogna che rimanga questa. Magistralmente rappresenta. Secondo tentativo, prima ci siamo fermati a 29,86. Accidenti! Jonathan, perché hai mollato? E cerchiamo di stare dentro i 20 metri. Ci riproviamo, Alberto! Dalle marmitte!
scusa? Come? Non tieni una scorreggia proprio. E intanto Team Gazzapina che ci fa contare le viti della Coppa dell'Olio, la loro idea di elaborazione della AIFO, la versione industriale del motore della 140. E quando fanno così io mi accendo! Bandiera del giudice di pista. Andiamo Emanuele. Motore. Ci sono tutti e sei? Sì. La schiena del Fiat. Dai che arriva la pressione. Lì ne abbiamo perso uno. Abbiamo perso uno, due, vai a sapere, un turbo che deriva da uno Scania 500R e ha la manetta Bergamaschi. Michele! Non fatelo a casa. Accidenti, la frizione non friziona, Diego. Provincia di Piacenza, Pighi Michele! Accidenti, abbiamo qualifiche categoria Pro Stock, quarta di campionato, tre casali. Vediamo se funziona il nuovo sistema per dosare il gasolio. Accidenti.
senti slitta pesante. Bandiera verde, quindi pronti. Ascoltiamo in religioso silenzio la voce dello Star Sestrano. Accidenti, tiro, fotocopia dell'altra volta. Ancora non siamo riusciti a risolvere per tenere e mantenere contenuta la temperatura. Difficilissimo, Francesco. Con i numeri piccoli, Giuseppe, ci riproviamo con la marcia con i numeri piccoli. Thank you.
non è successo niente. Come avete visto, il personale di pista è perfettamente addestrato. Vincenzo Chellini alla manetta del gas. Consensi dei direttori di gara, finale della categoria Pharma. Ha fatto il suo lavoro sporco, rude. Vi ricordo che il riferimento bisogna fare meglio di 69 e 55.
72 e 15. Ah, c'è anche Bregenton, vabbè, è uguale, dai, non rompere i coglioni. Allora, sembra spaccare il cazzo. Ah però! Giustiziare un altro 4 cilindri, assistiamo, ce l'ha fatta, è perfetto. Ma perché lo vuoi rompere? Beh, perché adesso. Marco, perché? No, almeno è giusto, perché se andava adesso è da incazzarsi.